Tutti bentornati in Cucina con Agnese. Durante le vacanze di Natale volete divertirvi insieme ai vostri bambini? E allora prepariamo insieme i biscotti di pan di zenzero, un classico e intramontabile. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 300 g di farina 00, 130 g di burro freddo tagliato a cubetti, 80 g di zucchero a velo e 50 g di zucchero di canna, quello moscovado, quello scuro, apposta per fare i dolci. Ci serviranno 80 g di miele oppure di melassa, quella che avete va bene, un tuorlo, 2 g di bicarbonato, che sono due cucchiaini rasi di caffè, 2 g di zenzero in polvere, 2 g di cannella in polvere, 1,5 grammi circa, o anche 1 grammo di chiodi di garofano in polvere, 1 grammo di noce moscata in polvere, un pizzico di sale. E se volete divertirvi a decorare i biscotti di pan di zenzero una volta cotti con i vostri bimbi, per la ghiaccia reale vi servirà 75 g di zucchero a velo, un albume e qualche goccia di succo di limone. La planetaria è pronta e allora mettiamoci subito a preparare l'impasto. Occupiamoci dell'impasto. Come prima cosa dobbiamo andare ad aggiungere la farina. Io uso la planetaria, oramai è diventata la mia migliore amica, lo ripeto quasi tutte le volte che nelle ricette la utilizzo, oppure potete utilizzare anche un mixer. Il burro, e impastiamo piano fino a ottenere un composto sabbioso. Velocità bassa. Quando la vostra farina e il burro, una volta amalgamati, avranno raggiunto questa consistenza, spegnete pure la macchina o il mixer. E ora è arrivato il momento di aggiungere tutti gli altri ingredienti: lo zucchero a velo e lo zucchero moscovado, le spezie e il pizzico di sale, il bicarbonato e il miele e infine l'uovo. Chiudete la macchina e lasciate impastare bene tutti gli ingredienti. Posto è pronto, io vado a spegnere la macchina e lo rovescio su un piano da lavoro infarinato. Finisco di lavorare l'impasto leggermente su questo piano da lavoro. Come vedete è leggermente più chiaro rispetto al solito impasto dei pan di zenzero, perché ho utilizzato il miele al posto della melassa. Lo copro con carta trasparente e lo lascio riposare in frigo un'ora, un'ora e mezza, e poi formeremo i nostri biscotti di pan di zenzero. A dopo! L'impasto ha riposato un'oretta e mezza in frigorifero. Io, come vedete, ne ho steso poco alla volta. Ho tirato fuori le formine a tema natalizio per questa volta. Ho steso una parte dell'impasto e io sono pronta per andare a formare i biscotti. Nel frattempo sto per riscaldando anche il forno a 180 gradi. Naturalmente l'eccesso di impasto, non vi preoccupate, può essere tranquillamente utilizzato. Posizionate i biscotti pronti, distanziateli un pochettino perché avendo messo il bicarbonato sicuramente cresceranno un pochettino in cottura. Io ho preparato una teglia ricoperta da carta da forno. E continuate così a riempire tutta la vostra teglia. La nostra prima teglia di biscotti è pronta per andare in forno. Anche il mio forno è pronto, cuociono per 12-13 minuti. Sfornateli e poi fateli raffreddare completamente, perché per decorarli, se volete decorarli, devono essere completamente freddi. Ci vediamo dopo. Per la ghiaccia reale procediamo in questo modo. In una ciotola andiamo a trasferire lo zucchero a velo,
poco albume alla volta. Io ne ho aggiunto un po' più della metà. E il succo di limone. E andiamo a mescolare bene questi ingredienti. La ghiaccia deve venirvi abbastanza, non troppo liquida, sostanzialmente. Perché dovete essere in grado poi di decorare i vostri biscotti. Per me questa consistenza va più che bene. La trasferisco in una sacca poche piccolina e poi non mi resta che aspettare che i miei biscotti panni di zenzero raffreddino completamente per poterli decorare. I biscotti sono freddi e io incomincio piano piano a decorarli. Ci vediamo dopo. Pronti per l'assaggio. Eccoci qui, noi abbiamo decorato i nostri biscotti, ora non ci resta che aspettare che la glassa si rapprenda e si assesti completamente e poi non ci resta che mangiarli, anche se io ne ho già mangiato uno. Ci vediamo dopo! Eccoci qui, i nostri biscotti di pan di zenzero sono pronti per essere gustati con un tè, un succo di frutta, come più piace a voi. Noi ci siamo divertiti un sacco a decorarli e voi fatemi sapere se anche voi li decorerete o meno. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta, inutile dirvi che qua ne mancano già due o tre e noi andiamo a finire il resto. Ci vediamo domenica prossima! Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.